Oggi sono qui a Piacenza per portare un abbraccio virtuale, lontani ma vicini, a tutti i volontari dell'Emilia-Romagna che, come tutti i volontari, come tutto il nostro personale dipendente, in questo momento sta lavorando alla grande. Poco più di un mese abbiamo svolto solo per l'attività Covid un numero spropositato di chilometri. Abbiamo fatto con i mezzi dedicati quasi 35.000 chilometri, lo ripeto, in poco più di un mese. E oltre 1.200 servizi. In questi ultimi giorni pare che la pressione sia un po' diminuita, ma confrontandoci poi anche con il nostro presidente nazionale, professor Pogliasco, sappiamo che dobbiamo tenere la guardia alta ancora per diversi periodi. Per fortuna oggi è una domenica più tranquilla delle precedenti, per fortuna a Parma i servizi si stanno un po' allentando, ma siamo comunque pronti e attrezzati per far fronte all'emergenza. E oggi al Presidente Nazionale vogliamo rappresentare l'intera realtà di Parma, che in queste settimane di emergenza ha saputo far fronte all'emergenza appunto con personale volontario che ha saputo svolgere tutti i servizi sia di emergenza che i tantissimi ordinari che ci sono stati richiesti dalle aziende sanitarie e dalla popolazione in loro soccorso. C'è una riduzione dei casi a livello nazionale e anche a livello del territorio, soprattutto per quanto riguarda le chiamate d'emergenza, ma dobbiamo essere vicini alla comunità, alla popolazione, perché questa è la nostra peculiarità. Oggi essere vicini alla nostra famiglia, alla nostra comunità, vuol dire essere vicini al nostro paese. Un grazie particolare a tutta la rete del volontariato, ad ANPAS. Senza l'aiuto prezioso di tutte le persone che finora ci hanno dato una mano a tutti i cittadini, non saremmo riusciti a garantire uno standard sul soccorso, non soltanto per le persone che sono state colpite dal Covid, ma anche per tutte le altre persone, vittime di traumi, di infarti, di ictus. Ancora grazie per tutto quello che avete fatto finora. Parliamo di oltre 2.000 persone tutti i giorni che svolgono attività sull'intera regione. 250 mezzi nei momenti di punta è un'attività veramente incredibile. A noi va veramente un ringraziamento grandissimo. Il Comitato regionale sta cercando di portare avanti azioni per dare una mano e aiutare le associazioni. Sappiamo che il problema dei DP è un problema evidente e ci stiamo dando da fare. Io davvero non posso far altro che dire: andiamo avanti, è fondamentale, continuiamo. Siamo in un momento importante, forse, io credo, i segnali dell'andamento epidemiologico ci stanno dando ragione che questo sforzo disumano che stiamo chiedendo a tutti gli italiani possa dare e stia dando dei risultati positivi, ma bisogna ancora stringere i denti e andare avanti. Un abbraccio a tutti, volontari, dipendenti, dirigenti, responsabili delle sale operative, una rete di persone, 100.000 in Italia, in più di 1.100 comuni, tutti uniti per dare il meglio. Un abbraccio a tutti, viva i volontari, viva l'ANPAS!